Buon pomeriggio Novelas, bentornati alla terza puntata di questo programma pomeridiano che so che vi piace tantissimo e piace pure a noi, anche perché scopriamo tante curiosità sulla telenovela messicana Rosa Selvaggia. E allora siamo pronti di scoprire un'altra curiosità insieme a voi e insieme soprattutto a Marianna che ci informa. E quest'oggi parliamo delle sorelle Linares, quindi la perfida Dorina e Candida. Vediamo un po' che cosa ci dirà Marianna su di loro. E che dirvi, grazie ancora per seguirci sempre così numerosi, puntata dopo puntata. Ero sicurissimo che questo programma vi sarebbe piaciuto e siamo felicissimi noi soprattutto perché voi ci seguite con grande affetto. E allora io mi bevo il caffè pomeridiano insieme a voi e prima della nuova puntata di Rosa Selvaggia scopriamo le curiosità insieme a Marianna. Ci vediamo sabato prossimo, mi raccomando, non mancate. Buon pomeriggio, eccoci ritrovati con il nostro appuntamento del sabato con Rosa Selvaggia. Parliamo oggi delle sorelle Linares, Dorina e Candida, in originale Dulcina e Candida, interpretate rispettivamente da Laura Zapata e Liliana Wood. Inizialmente Dorina doveva essere interpretata da Anna Silvetti, che in Italia conosciamo per aver fatto parte nel cast di La Gloria e l'Inferno, Il Peccato di Oyuki ed Eva Luna. Le sorelle Linares, seppur diversissime caratterialmente, Dorina, la grande villana della storia che rende la vita impossibile alla povera Rosa, Candida, la donna silenziosa e sottomessa che vive all'ombra della sorella, si vestono praticamente allo stesso modo, tranne che per qualche piccolo dettaglio. Questo elemento è stato voluto da Valentin Pimse anche in La mia vita per te, Vivere un poco in originale, dove vediamo due sorelle vestite anche loro quasi allo stesso modo, interpretate da Beatrice Sheridan e Irma Lozano. La Sheridan in Rosa Selvaggia è sia la regista che uno dei personaggi del cast che conosceremo più tardi nella storia. La Lozano invece interpreta Paulette Mendizábal, una donna la cui vita è legata a quella della nostra Selvaggia. Anche in Maria Mercedes, telenovela del 1992 prodotta sempre da Valentin Pimstein, troviamo Laura Zapata e Carmen Amezcua, rispettivamente Malvina la madre e Digna la figlia, indossare pressappoco gli stessi outfit. E parlando di outfit, vogliamo farvi notare che nella primissima puntata di Rosa Selvaggia, il vestito indossato da Veronica Castro, prestito della sua amica Belinda, interpretata da Mariana Levi, è lo stesso abito che avevamo visto nell'episodio 46 della telenovela Il segreto di Yolanda, produzione argentina del 1984, sempre con la nostra amata Veronica. E voi, lo avevate notato? Veronica Castro, dopo i successi televisivi, soprattutto Rosa Selvaggia, era stata scelta per interpretare proprio la protagonista di Maria Mercedes, di cui abbiamo parlato poco fa, accanto all'attore Arturo Peniche. Ma Veronica in quel periodo era stata inviata da Victor Hugo in Argentina e il suo ruolo venne poi affidato all'attrice e cantante Thalia. E per oggi è tutto, vi do appuntamento a sabato prossimo con altre curiosità. Ciao!